L'Africa è un sentimento che ti entra dentro e non ti lascia più. L'Africa è paesaggi selvaggi e tramonti mozzafiato, ma è anche bambini che giocano a piedi nudi nella spazzatura e non hanno un futuro. È guardando negli occhi di questi bambini che abbiamo deciso di provare a cambiare il loro destino. Ok, born in a madhouse, kibera matopeni, pampas si jubu denga foju, ana eni, napi boy jubila pampas, badoni mejipina, napi simple zenye madalin, inherit from next of kin, 6 years later mina join class 1, mashimoni primo, good morning ne wagwan, ikifika afke, good afternoon ne walan, hala. I was a shot in class 1, rasta pila dreadlocks, stabbing them blood clots. Class 2, 3, 4, 5, 6, classic. Bad boy, I stole my first Nike. Nice kicks, shy boy, I never talk to them hot, nice chick. 7, 8, took her answer the debate. Between back and big in Tongu for street, who's the best? Top 10, always number 8 in my class. Art, multiply, mula, haters, subtract. Slam Dunk è un progetto che è nato da una cena a Treviglio fra Bruno Cirella e me. È partito da un viaggio che abbiamo fatto un anno cercando di abbinare la pallacanestro alle baraccopoli africane. Da quel viaggio è nato un progetto che ci porta qui a Nairobi ogni estate. Abbiamo costruito un campo da pallacanestro e stiamo formando negli anni un gruppo di 10 allenatori che porta avanti una Basketball Academy che porta il nostro nome, il nome di Slam Dunk. E permette a quasi 100 bambini e 10 allenatori di fare attività tutti i giorni nel nostro campo. Fondamentalmente usiamo la pallacanestro come strumento per migliorare in parte le condizioni di vita delle persone di questa baraccopoli dove siamo adesso, che è Madare, che si trova nel cuore di Nairobi. Actually in Madare the population is too high. We have poor living standards. As you can see, the houses within this area, they're just structures. Some of them take, it's quite a distance from where they fetch water to where they live. So they have to use a lot of maybe power or maybe energy to get water, to fetch water. For cleanliness, it's quite really poor because most of the households don't have toilets. So you may find flying toilets within the area. Life in Mathare, we prefer it to be cheap because here in Mathare you can afford to pay the rent of the house. Though it's not so cheap, but it's cheap. In other places, the rent is very high. And also though Mathare is nearest the places where we can go to work, it's the nearest slum in Nairobi. Here, first in Mathare, there is a lot of women without men. Because we come to find life becoming hard when you have that man in the house. You will be fighting all day, all night with a man. He'll just beat you and leave you and go. Many in Madara life love their lifestyle of staying, just drinking and relaxing to come and eat. All the time, even if you fight with your husband, you go to the police station to go and report the matter, they just say, oh, it was domestic violence. You have to obey your husband. Maybe your husband was in a wrong place, but they don't take care of that. They say it's domestic violence. So you have to keep quiet, negotiate with your husband, and stay. That's why we prefer, it's better to stay alone than being with a man. Mathare è una realtà incredibile. Il primo impatto è stato forte, ma io, conoscendo Sud America, già avevo un po' di conoscenze di questo tipo di società, no? Di queste baraccopoli. Devo dire che la gente, a differenza del Sud America, vive con più dignità, c'è meno violenza, c'è meno criminalità, però ci sono sempre questi problemi. Allora rimane il fatto che il nostro contributo possa portare alla vita dei giovani educazione, formazione e tanti stimoli per avere un futuro migliore.
before here, before basketball, before everything, this place was not so very dirty, and most of the children were not even going to school. They were just running around, playing with the darts, with the garbage, collecting and selling garbages. When the basket comes, it has made the school to grow, and it has kept the children almost around here busy all the time. Instead of the children going all over walking around in slums, now they can stay to basketball. Even then, if they are not playing, they just keep on watching how the others are playing their games. Actually, we're using basketball to transform kids, maybe from drugs, because around this area, drugs is too much. So we actually try to teach them how to maybe grow with those doing drugs through sports. Instead of being idle, they can spend some time on the court rather than idling around, using drugs. Hini advice, kiza kwa makini sana. My brother and sisters, na wasi sana kusikiza mawaidha. Ajalishi kama ni Jamal ama Mistriza, kile tunamin, kama we ni youth. Try control nafsi yako bila kutumia any drug. Utatumia one thing, ukiwa addict, unaweza paralyze poka mind. Sikiza advice vile tu inakam. Usicheza na life yako, unaweza spoil future. Any place una knock, kila mlango waga tu imejifunga. Na natakusave, kizunguka mitaani utaonekana slave. Nessuno di noi, quando abbiamo deciso di fare Slam Dunk, ha mai pensato di trovare giocatori di pallacanestro a Matare. La verità è che il basket per loro è uno strumento per essere occupati nel periodo della giornata in cui non sono a scuola. Quello che vogliamo noi è dargli una condizione di vita migliore nei limiti di quello che riusciamo a fare. La cosa che mi piacerebbe è che per qualcuno di loro la pallacanestro arrivasse a diventare perlomeno una passione, come lo è per me e come lo è per chi con me ha creato questo progetto. Per adesso la cosa che posso dire è che mi fa tanto piacere vedere che con entusiasmo sia gli allenatori sia i giocatori prendono parte alle lezioni di corso allenatori e prendono parte agli allenamenti. Questo per me è già tanto adesso. I'm the only woman in the course. It actually feels good because though it's a challenge, but at least I can be close to the girl child, because it's very difficult to deal with the girl child as you are, maybe if you are a male. It's a masculine community because others don't appreciate ladies doing other sports. Mostly, they think sports is for boys only. For my life, I'd like to transform the community to be more better than it is right now, using my skills and my knowledge. Maybe to change the perspective of thinking of people. Think that maybe a man is the only person who's supposed to maybe look for money or play sports. I like the community to change the perspective by being that every woman can be involved in sports and any woman can coach as well. I love basketball very, very much because it makes my sons very happy. Wherever they are, they like basketball very much. Even in part of education, they have just expanded. They are doing well. He is always position one, position two, position three in class. He has never failed because of basket. He loves basket, he does well in class. Because basket makes him to think, when you are playing basketball, you'll never stay in one place. You have to switch. You have to keep your mind working. So that's why in class also, the basket opens the mind of the child. Not just say, oh, I did this exam, I failed, let me leave it. No, he tries, he fails, he tries another way, he gets it. Same to basket. He plays, he failed to score. He used another chance. He passes. I'm praying for them, let them be like the other men that we are seeing. That's why I want them to be educated so that they remove their stupidity-ness of the other men in Matare. Penso che lo sport crei delle opportunità nella vita delle persone. Infatti è per questo motivo che io mi trovo qui in Italia dopo 12 anni che sono venuto da ragazzino inseguendo un sogno o volendo vivere un'esperienza di vita all'estero, lontano da casa, conoscendo una nuova realtà. Ho cominciato questo progetto insieme a Tommy con l'idea di poter ringraziare lo sport, ciò che lo sport ha dato alla nostra vita. Per questo motivo riteniamo che sia molto importante nella crescita dei giovani e che sia molto importante
educare attraverso lo sport, perché si trasmettono tantissimi valori positivi. Soprattutto è un bellissimo veicolo per poter educare e trasmettere la passione e l'amore per la vita. Se c'è una cosa che si impara facilmente da questi ragazzi, da questi bambini, è la capacità di divertirsi e avere un atteggiamento sempre positivo nei confronti della vita, pur vivendo in un posto dove le condizioni di vita sono abbastanza basse. Sembrerà scontato da dire, ma loro, pur non avendo niente, hanno un atteggiamento veramente positivo nei confronti della vita. Questo mi insegna tanto e me lo insegna ogni giorno in cui metto piede qui nella baraccopoli. Love basketball. Because if I play basketball, it makes me happy. From the bottom now here. Wenye lukwa na nichekelea squeezing kwa radio wananisikia. Ngoma zangu kwa masikio natembea nikijisikia. Swag boy, Gucci, Louis zote nimesipitia. Nigga damn homie, ayy. In high school you were the man homie. What the fuck happened to you? Ulikuwa unanibula, ntiamu unanifungia kwa loop.